Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui tornati con la carriera in natura, col Foggia Calcio, una carriera da molti richiestissima, ed eccovi qui che vi accontento subito. Dopo aver vinto i playoff con l'Arezzo, adesso si riparte con la Serie B e l'obiettivo ovviamente è la Serie A. Vogliamo tornare sugli alti palcoscenici e subito mercato dunque per cercare di andare in Serie A. Io sto trattando con un difensore centrale, qui vediamo Gomez, un 19enne del Liverpool, quindi molto promettente. Poi c'è Kelly, terzino destro. Vorrei un terzino destro e un difensore centrale, perché terzino destro c'è Angelo, che ha una certa età, dunque non cresce molto. E difensore centrale abbiamo Lo Iacono, che ha un overall basso, diciamo, e vorrei puntare a qualcosa di più. Avanziamo, vediamo se ci dice già la prima giornata contro chi è. Aspettiamo qui, vediamo. Eccoli. No, ancora mercato. Vediamo se si è concretizzata la trattativa con Gomez. Vediamo. Sì, c'è stata una modifica alle trattative. Per Adubaio anche. Mi ricordo che lo usavo su FIFA 17. Era dell'Al-Sidi, era fortissimo. Mamma mia, un buggatore. Oh, 4.300.000, ragazzi, è nostro. Dunque, Gomez è un nuovo giocatore del Foggia. Qui andiamo a rifiutare 12 milioni. Sì, chi ta da da. Pennington pure, è una buona offerta, però prendiamo il giovane Gomez del Liverpool, promettente. E adesso andiamo a caccia del terzino destro, però. Ecco ragazzi, c'è questo Fiammozzi che promette veramente bene, 23 anni, e 72 overall. Poi c'è anche Mattiello della Juve, lo conosciamo quasi tutti, diciamo. È molto conosciuto, giovane, promettente. Vediamo un po' se Fiammozzi o Mattiello riusciamo a comprare, a portare in casa Foggia. Vediamo le trattative di mercato, vediamo se si è concretizzata almeno una delle due. Vediamo. Mattiello no, mentre Fiammozzi sì. Attenzione, vediamo Fiammozzi quanto vogliono. Vediamo. 5 milioni, non male però, 5 milioni per Fiammozzi non sono male. Comunque andiamo a trattare, vediamo un po' se ci fanno uno sconticino. Ma adesso basta chiacchiere, inizia il campionato. La prima giornata sarà contro il Carpi fuori casa, quindi sarà veramente difficile come partita. Speriamo bene, andiamo a fare qui la formazione, sembrano tutti in forma. Mettiamo l'altra maglia del Foggia, la terza maglia, quella fosforescente. E noi ci becchiamo nel match. Benvenuti a questo giorno che apre il campionato, come sempre grande emozione, grande attesa prima di questa gara, Carpi e Foggia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Carpi e Foggia. Con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Tuchel per Gerbigno, Gerbigno che mette da giro! La mette sulla sinistra. Attenzione, Grigo, Nino Grigo, Nino Grigo, da dalli per Gerbo, Gerbigno ancora lì! Paratone, portiere! Paratone!
immagine qui il Carpi che si rende pericoloso. Guarna! San Guarna salva la partita. Vabbè, ancora un passaggio sbagliato e finisce così. Carpi 0, Foggia 0, la prima giornata di campionato di Serie B. Vabbè, un pareggio che ci può stare come prima partita. Vabbè, oh, comunque è una trasferta insidiosissima questa. Dunque ci può stare. Poi con una candidata alla promozione come Scarpi. Dunque risultato ottimo. Ottimo pareggio. E adesso andiamo a occuparci del mercato. Ok, ecco qui le controfferte da parte della Juventus e del Genoa. E io direi di accettare per Fiammozzi. Dunque Fiammozzi è un nuovo giocatore del Foggia Calcio. Il prossimo avversario in campionato sarà il Messina. Andiamo subito a fare la formazione. Cioè, ricordiamo, il Messina l'anno scorso ci ha rubato il primo posto. Però nonostante questo siamo riusciti comunque ad andare in Serie B tramite i playoff. E sicuramente sarà anche una rivincita questa partita. E noi ci becchiamo subito nel match. Un caloroso saluto a tutti voi. Siamo in attesa del calcio inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Gerbo, attenzione, Gerbo mette in mezzo di piazza di testa! Messina 0, Foggia 1, subito Matteo di piazza! Mamma mia, dopo pochissimi minuti, subito la rete, è un vantaggio importante, importante questo vantaggio, ottimo, ottimo, bellissimo colpo di testa. Attenzione, Chirico, Cosimino, Cosimino, vede di piazza, di piazza, di piazza, tu metti di piazza! La doppietta personale la trova sempre lui, Matteo Di Piazza, che porta il Foggia subito alla tranquillità. Sembra essere una partita tranquilla, la vittoria sembra essere nelle nostre mani. Vediamo qui Chirico, il passaggio perfetto, passaggio filtrante spettacolare, e poi Di Piazza, deve solo mettere dentro. Attenzione qui, e in mezzo Di Piazza, qui se lo divora. Poteva trovare la tripletta. Attenzione qui Vincenzino, Vincenzino qui perde palla, insieme a Fiammozzettino! Che parata! Ma Fiammozzi! Anche lui subito protagonista! Fiammozzi! Bello il passaggio per Vincenzino! Provo un dribbling Vincenzino! Attenzione, ne scatta uno! Vincenzino! Ancora lui! Vincenzino! Può provare il tiro a giro! Vincenzo Sarno! Che gol ha fatto! Con il suo sinistro magico! Mamma mia, questo è da rivedere assolutamente. Questo lo rivediamo più volte. Guardiamo. Boom. Mamma mia. Un tiro calcolato alla precisione nel 7. Vediamo da qui da questa angolazione, perché è uno spettacolo. Uno spettacolo. Vediamo. Pop. Proprio in gol alla Sarno. Attenzione, ancora l'ultima azione, forse. Lo prova Sicurella! Ma finisce così. Messina 0, Foggia 3. Una bella vendetta in vista dello scorso anno. Ottimo così, dunque. Due partite, 4 punti. Non è affatto male, anzi, tutt'altro. Ok, raga, la prossima partita la giocheremo in un prossimo episodio. Sarà proprio contro il Frosinone, quindi una delle favorite alla promozione per la Serie A. Vi raccomando, se il video è piaciuto lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Safo!